siamo arrivati alla chiusura del campo di Amatrice, campo di Ampas Nazionale. In questi tre giorni abbiamo abbattuto la maggioranza delle tende che erano usate dalla popolazione e dagli ospiti. Mattinata, pomeriggio arrivano i camion che porteranno via tutti i container, il modulo cucina, la segreteria, e restituiremo quest'area così come l'abbiamo trovata al comune di Amatrice. Devo dire che questo contingente, da Mirandola ad oggi, i nostri contingenti e quindi i nostri volontari hanno avuto un'ulteriore crescita, quindi sta a significare che la formazione che facciamo dà i suoi frutti. Un particolare ringraziamento a tutti i nostri volontari, e va ringraziato anche tutti coloro che non sono venuti nei campi ma hanno garantito i servizi nelle associazioni, i trasporti con le ambulanze, i trasporti sociali e anche la protezione civile, le varie allerte meteo che ormai siamo abituati, che settimanalmente in giro per l'Italia abbiamo. Quando si monta al campo, si monta perché c'è stato un evento tragico e drammatico come questo, però abbiamo la furia di montare, la furia di poter dare ospitalità alla gente, e quindi alcuni pensieri ci vengano meno. Quando si smonta, che lo smontaggio è un pochino più lungo rispetto alle tempistiche che si ha nel momento del montaggio, quando si smonta, insomma, abbiamo anche qualche riflessione, qualche pensiero per i due mesi di vita passati in questo campo. Ogni campo è diverso dall'altro campo, ogni popolazione che ospitiamo è diversa da quella della volta prima, e comunque credo, almeno a me e credo anche a tutti i volontari che hanno partecipato a contingenti, lasciano al nostro interno un qualcosa, ci lasciano qualcosa che comunque credo ci arricchisce e ci fa capire tante cose.